La cattedrale festeggia il suo compleanno con il solenne pontificale del vescovo della diocesi nissena, Monsignor Mario Russotto, nella chiesa di Santa Maria la Nuova. Domenica 13 novembre è stato celebrato l'anniversario della dedicazione della cattedrale, una ricorrenza speciale per la parrocchia che ricorda la consacrazione della chiesa, evento del 1733 che viene indicato anche in una lapide, incastonata in una delle colonne della navata centrale. In quella giornata, infatti, vengono inoltre accese 12 candele in corrispondenza delle 12 croci presenti nelle pareti della cattedrale. Ogni anno la nostra chiesa cattedrale si adorna e si illumina a festa per ricordare la sua consacrazione. Questo tempio materiale è stato un giorno consacrato con l'olio santo e questo evento è ricordato da 12 croci che si trovano sulle pareti della cattedrale, a ricordare i 12 apostoli. La nostra cattedrale ha appunto queste colonne che sino a qualche tempo fa, intorno agli anni 40-50, erano adornate anche proprio da 12 statue dei 12 apostoli. Più nella parte interna della facciata ci sono ancora, e quindi della stessa fattezza, l'Immacolata, il Redentore al centro e San Michele di lato. Ecco, ogni anno il Vescovo ricorda la dedicazione del Tempio della Cattedrale con un pontificale, una messa solenne a cui partecipano tutti i fedeli, i sacerdoti della Cattedrale. È un momento come del compleanno, ecco, a ricordare il compleanno della Chiesa Cattedrale. In questi giorni, per esempio, si celebra la dedicazione di San Giovanni Laterano, la Basilica di Roma, e si celebrano anche le dedicazioni delle proprie chiese. Quindi l'importante è celebrare, ricordare la consacrazione. La data può anche essere oscillante.